Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite, video mattutino. Oggi è martedì 11 settembre 2024 e siamo qui come ogni mattina per vedere insieme una mappa creativa per livellare velocemente il pass battaglia. Se volete supportarmi, questo è il codice creatore e novità che stiamo implementando è che uscirà un torneo appunto zero build in solo server privati, dove il vincitore vincerà 1000 V-Buck. Quindi se volete partecipare, iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le info che usciranno nei prossimi giorni e lasciate un like e scrivete io nei commenti. Detto ciò, passiamo ora al video di oggi, video mappa creativa che è una mappa che abbiamo già visto, ma è stata modificata. Codice della mappa 0830-8667-2709 Slurpit FFA. Startatela come al solito in modalità partita privata e verificate che sia la versione numero 7. Vediamo se parte. 3, 2, 1, ok. Una volta startata la mappa, andiamo subito a recuperare i movement che ci serviranno appunto per aprire, scusate, per velocizzare tutte le fasi di questa run. Eccolo qui nell'angolino, prendiamoci un jackpack rampino. Ok. Scendiamo giù nel pit e andiamo subito a startare il timer che si trova nell'angolino dove c'è la Whiplash, quindi dovrebbe essere da questa parte. Andiamo a vedere. Ok. Quindi lì ci sono i distributori. E qui abbiamo il tasto del timer e ora dobbiamo solo attendere lo scadere dei 15 minuti. Tanto andiamo verso la sezione dove troveremo le chiavi che si trovano praticamente sopra il timer dove c'è il cactus, quindi dovrebbe essere da questo lato, se non erro, ed è esattamente no, non è qui, non è questo il lato perché qua non c'è il cactus, quindi dovrebbe essere lato opposto, lì da dove veniamo. Quindi sì, è il lato opposto. Direi di accelerare. Ok. Vai, i pet. Ok, eccolo qui. Questo è esattamente il posto. Sì, qui fate emote randomiche e dropperete le chiavi per aprire tutte le volte la secret room. Un sacco di passaggi, un sacco di punti XP. Si punta al livello 430. Quindi andiamo a vedere dove si trova la secret room. Andiamo verso, no, lato opposto. Oggi sbagliamo i lati, come mai? L'altro lato, allora, praticamente qui dove c'è la torretta, da qui dobbiamo fare 6 rampe e poi 5 basi nel lato opposto.
Una, due, tre, quattro e cinque. E qui abbiamo il tasto Take Me. E ora andremo a vedere tutti i glitch button che troveremo all'interno di questa secret room, perché ce ne sono davvero davvero tanti e si guadagnano tantissimi punti XP, più di due livelli, quindi davvero niente male. Il primo lo troviamo salendo le scale nel bagno, non al primo piano, ma bensì al secondo, quindi risaliamo, ok, bagno, specchio e primo secret glitch button e primi punti XP 10k 20k prima daily. E abbiamo fatto quasi un livello. Andiamo a vedere il secondo secret glitch button, quindi rientriamo e il secondo lo troviamo invece da questa parte. Saliamo e qui dove c'è la finestra, secondo secret glitch button. Andiamo a vedere il terzo. Altri punti XP, terzo secret glitch button, quindi rientriamo ancora nella secret room. Mannaggia, sono rotte le strutture, quindi dobbiamo rifarle. 6 rampe, 5 basi e andiamo a vedere dove si trovano gli altri secret glitch button. Quindi rientriamo nella secret room, dove vi ricordo che mi trovate in live con l'orario autunnale dalle ore 21 qui su YouTube o sul Viola, quindi se non sono qui mi trovate di là. Quindi attivate la campanellina se siete iscritti o se non siete iscritti, iscrivetevi e lasciate un like. Entriamo e qui dove c'è il letto abbiamo il nostro secret glitch button. Eccolo qui. Altri punti XP, andiamo avanti, continuiamo la nostra run mattutina e andiamo a vedere il prossimo secret glitch button, quindi rientriamo ancora nella secret room, tanto livello 429. Vediamo se riusciamo a fare il 450 entro venerdì, scusate, il 500, non il 450, il 500 entro venerdì, sarebbe fantastico, vorrebbe dire chiudere il mese, le 4 settimane con 500 livelli portati a casa senza averne acquistato neanche uno. Troppo facile fare i livelli comprandone 200 all'inizio. No, noi, se andate a vedervi la playlist, li abbiamo farmati tutti fino all'ultimo XP, quindi Lego, salva il mondo, Battle Royale, rientro e dimentico qualcosa? Ah, vabbè, chiaramente e creative, cappando quasi sempre creativa Lego e salva il mondo, quindi abbiamo farmato duro, quindi merito un bel laicozzo solo per quello. Vedere il prossimo secret glitch button, entriamo e andiamo sotto ai piani inferiori, quindi scendiamo la scala di sinistra e andiamo a vedere dove si trova il nostro secret glitch button. Qui no, qui no, perfetto, all'ultima porta. Qui c'è il PC, altro secret glitch button e altri XP
che andremo a sommare al resto. E ci siamo, signori, mancano 70 livelli al livello 500. Quindi direi davvero molto molto interessante questa mappa creativa dal codice 00830866727 versione 7. Verificate sempre la versione e poi mi scrivete che le mappe non funzionano, non danno XP. Io vi porto la prova tangibile che queste mappe pagano e non c'è rischio di ban. Andiamo avanti, lo dimostrano i 430 livelli. Andiamo a vedere il prossimo Secret Glitch Button, quindi andiamo da questo lato, scendiamo, entriamo nel negozio, saliamo la scala e qui all'ultimo piano, dove c'è queste scatole, abbiamo il nostro Secret Glitch Button e altri punti XP. Scendiamo giù, di nuovo nel pit, tanto i punti vanno su anche in modalità FK. Rientriamo per l'ultima volta nella Secret Room e col tasto Take Me e andiamo a vedere dove si trova l'ultimo Secret Glitch Button di questa run matutina. Eccoci qui, entriamo all'interno e qui dove c'è la macchinetta del caffè, ultimo glitch di questa run. Non ci resta che chiudere in bellezza con la Bouncer Room e ricordarvi che mi trovate in live quasi tutte le sere o qui o sul viola e tutte le mattine mappa creativa per voi. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like, condividete il video con i vostri amici se anche voi volete farli livellare come il sottoscritto. Io vi auguro una buona giornata, noi ci vediamo stasera. Buon game a tutti, ciao! Ricordo la coppa il Gian presto.